E quindi ha inventato il selfie. Beh, io penso che lui abbia inventato il selfie, sì. Io non ho mai surfato, non so neanche te. io. Però tu a te ti ci vedo mi perché piacerebbe, sei un, mi piacerebbe. Sai nuotare bene. Benino, però mi piacerebbe fare, provare a surfare. È una cosa che ti si addice, comunque sia. C'ho un po' il problema del mare, che Cioè? non è che non sono patito proprio di mare. Vabbè, vai in Nuova Zelanda, ci sono anche le montagne. Cioè, tu parti da in cima con la bici, Esatto, arrivi giù, arrivi giù. cambi e vai. Bisognerebbe fare una pivot che diventa una Una tavola. tavola da surf. Buongiorno, buongiorno. No, non ci passa. E beh, direi con per la forza. fidanzata, Con prende la parte fidanzata. tranquillamente, se ne va a fare il suo bel viaggetto di 5 mesi. Dopo, ovviamente, c'è Paparino che investe nella Silicon Valley. Toh, È già, eccoli qua, è un banchiere. 230 mila dollari, eccoli lì. Molto valido, moltissimo valido. 350 mila, poi l'anno dopo 800 mila, 3 milioni e mezzo, 8 milioni e mezzo, 19 milioni, 64 milioni e così via. E così via, finisce. Poi anche GoPro fa esclusivamente questo. GoPro ha fatto diventare Ah, già. questa qui è molto più stabile di questa. Cioè, è incredibile. È incredibile, È se tu pensi, incredibile. se torniamo a 20 anni fa, No, è se veramente torniamo 20 anni incredibile. fa è impensabile. Pronto, pronto, prova, prova. Si chiamava telespettatore, amico di Steve Jobs. Steve gli diceva: no, guarda, aspetta un attimo, compro quella roba lì. L'anno prossimo già, lascia stare. Il podcast. Ed ora un altro dei nostri imprenditori è Nicholas Woodman da Sausalito, California. Lui ci porta la Hero Camera. Ciao amico. Ciao, grazie. Lo sapete? Questa è un'idea fantastica, perché quante volte siete lì che nuotate, surfate, siete vicini all'acqua e volete fare una foto, ma la vostra camera digitale non è propriamente impermeabile, diciamo. E tu arrivi qui con la soluzione, perché questa fa foto da 35 mm in tutta sicurezza, fino a 15 piedi sott'acqua. Esatto, questo è fantastico. È semplice, l'apriamo e scattiamo la foto, ed è completamente impermeabile. Come ci sei arrivato? Ero sempre frustrato che non riuscivo a fare facilmente foto con la mia famiglia e i miei amici durante le nostre attività sportive, ok? E quindi ho pensato che doveva esserci un modo più facile per spostarsi con una fotocamera. E quindi ho sviluppato il design di questa Hero Camera, che vi permette di indossarla, vedete? È totalmente sicuro, ma quando volete fare una foto, giri qua, scatti. Ma rimane tutto attaccato e non dovete preoccuparvi che vi cada. Poi richiudete e ritornate a fare sport. Eccoci qui, prima prova di un diciamo, podcast discorsivo. Sì. E di che cosa parliamo oggi? Di? Penso che l'avranno già capito, ci avrei questa sensazione. Eh sì, della storia di questo oggettino che ha rivoluzionato un po' il mondo. Tanto GoPro, voglio dire, è un settore, no, che è stato costruito. Si è inventato una fascia di utenti, no? Sì. Che erano gli sportivi di tutti i giorni, dalla domenica, un po' come noi, che non avevano possibilità di riprendersi, far vedere, anche riguardare dopo quello che hanno fatto, magari anche per cercare di migliorarsi, perché molti li usano anche per capire dove gli Certo, errori ci sono, certo. No? Un'idea nata dalla necessità, come la maggior parte delle idee migliori, la necessità aguzza l'ingegno, no? Sostanzialmente lui voleva avere dei ricordi dei suoi momenti più belli, quindi mentre surfava, perché è la sua passione, e quindi si è attaccato con un elastico al palmo della mano una macchinetta fotografica, praticamente molto più simile a una macchinetta usa e getta di quelle di plastica, era proprio quello. E praticamente ha iniziato a fare questa cosa mentre surfava, qualche foto, qualche scatto è uscito fuori. Bassa qualità, però. Ovvio. Però molti surfisti che erano in zona chiaramente si sono incuriositi, no? Certo, 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 certo. Cosa fa, cosa fai, cosa non fai? E a lui si è accesa la scintilla. Poi bisogna, credo, anche fare un attimo una presentazione del personaggio. Nick Woodman, tale Nicholas Woodman. Allora, sfatiamo un mito, non era un poveraccio. Non era un hippie californiano che andava in giro realmente
No, perché è nato nel 75. È nato nel 75. A... parliamo di 68, roba varia. No, esatto. Siamo e fuori. Poi sì, e sostanzialmente, vabbè, è cresciuto a Menlo Park, vicino Santa Cruz, quindi ci colleghiamo anche al primo episodio del podcast, se non l'avete ascoltato sentitelo. È vicino a San Francisco, la baia di San Francisco è famosa per essere uno dei posti con le migliori onde al mondo. Poi noi non possiamo, non ne ho la più pallida, primo non ci idea. Siamo mai stati, esatto. Secondo non abbiamo mai, io non ho mai surfato, non so neanche te. Io comunque era per dire che non stava male, intendo dire che sostanzialmente il modo in cui ha iniziato la sua avventura con GoPro parla da sé. Allora lui basta pensare che poi per il viaggio della laurea se n'è, esatto, andato in Nuova Zelanda, proprio quello, esatto, esatto, che esatto. Proprio dietro l'angolo, no? Lui aveva già infatti fallito due startup, no? Sì. empowerall.com, che poi comunque anche lì ci aveva visto troppo lungo, perché l'Empowerall faceva, era un sito e-commerce che può essere tranquillamente Amazon, esatto. Vendeva roba elettronica, esatto, online. Ci aveva, cioè, visto quindi, lungo, poi magari no, per aria. Però è impressionante come la maggior parte di queste tipo di cose vengono da quella zona. Sì, più o meno. Sì, sì. Due startup entrambe fallite e la seconda anche era, sì, era una piattaforma online di videogiochi, esatto, che voglio dire, fuori di testa per l'epoca. Se sì, ci pensi adesso fa tutto così. Fanbug, si chiama fanbug.com, è incredibile, sì, veramente. Veramente una cosa assurda. Comunque sono fallite, startup, ci può stare che non partono e tu comunque sia, sei ancora studente. Lui si laurea all'Università della California, San Diego credo, in arti visive. No, lui mi piaceva molto di più fare sport che studiare, però comunque sì, riesce a laurearsi e appunto dopo due startup fallite al momento della laurea cosa fa? Lui fa 5 mesi di viaggio tra Indonesia e Australia, cioè, quindi tanta roba anche costosa comunque, no? Beh, direi con la fidanzata prende la parte fidanzata. Tranquillamente se ne va a fare il suo bel viaggetto di 5 mesi in Australia a surfare, bello, bellissimo. Cosa che molti non possono fare, diciamo, solo chiaramente. Il 90% del mondo non può fare. Con la sua fidanzata Jill, che diventerà sua moglie e una delle azioniste anche dell'azienda, ovvio. Fatto sta che appunto in giro ha questa idea clamorosa e poi quando torna a casa la mette in pratica. Però come la mette in pratica? Semplicemente raccimolando tutti i soldi che aveva, quindi vendendo le collanine di perle e conchiglie, che poi mi sembra assurdo che ci fanno $10,000, però però era l'epoca, era così, hanno venduto il camper lì, il classico furgone Volkswagen. Sì. Ha chiesto alla mamma: ma quanti soldi c'hai? 25.000 euro, 25.000 dollari e... dollari, scusate. E così è partita e lui con quei soldi è riuscito a iniziare a fare le prime, esatto, telecamerine. Dopo ovviamente c'è il paparino che investe nella Silicon Valley, eccoli qua, 230.000 dollari, eccoli lì. Però quello ci sta, No, no, ma per carità, i soldi servono per fare le cose. Certo. Però l'idea rivoluzionaria rimane quella di mettere alla portata di tutti un aggeggino che ti può far vedere uno spaccato di vita, soprattutto rivolto agli sport, agli action sport. Esatto. Per questo ha fatto subito il botto. Ha fatto subito il botto per questo motivo, sicuramente. Ci tenevo solo a sottolineare, dicendo che non era un poveraccio, per dire solo che, ok, c'è la leggenda che comunque è vera, che ha tirato su 10.000 vendendo le collanine, esatto, che ha comprato a Bali a $1.60, vendendole a $60, on the road, però per carità non è solo quello, chiaramente. No. Poi dopo l'idea, come diceva giustamente lui, è rivoluzionaria perché viene fuori anche dalla storia, lo dice anche lui stesso, loro hanno inventato il concetto di selfie. Esatto, secondo loro hanno inventato il concetto di selfie, secondo loro, sì. Perché poi arriva la batosta, no? Il problema qual è? Era all'epoca il montaggio, no? Dovevi scaricare, esatto, i file, montarteli e farli vedere al tuo amico per fare il figo, la donna, quello, quell'altro, la crew e tutto quanto. E viene un po' intrappolata, mi mette i bastoni tra le ruote il discorso degli smartphone. Perché? Perché lo smartphone ha in immediato tutto quello che GoPro può fare. Ovviamente non riesce a prendere il concetto di action sport, però riesce a prendere benissimo l'iPhone o lo smartphone, il concetto di creare video in pochissimo tempo da condividere. Immediatamente condivisibili. Esatto. E quindi l'azienda GoPro ha cominciato a prendere belle batoste. A subire, sì. Anno su anno, su anno, su anno, fino ad arrivare proprio a
Ah, quasi a zero praticamente. Cioè zero tra virgolette. No, zero, no, tra virgolette. Perché comunque lui lo yacht parcheggiato ce l'aveva. Esatto, e, esatto. È ovvio, comunque è un super manager. Però l'azienda quotata in borsa e tutto quanto, qui comincia a andare giù, comincia a andare giù, comincia a andare giù. E diciamo, che cazzo facciamo qui? Inventiamoci qualcosa, se no chiudiamo e boh. No. Ed è quello che poi è stato comunque sia ancora il problema poi. Perché poi l'inventarsi cose diventa fare il drone che aveva dei difetti... Vabbè, quello era una... innegabili, una cagata, eh. Difetti innegabili, esatto, sì, una cagata. Poi inventare, ci sono altri concorrenti che fanno tipo Insta 360, Action DJI. Cam 360, DJI, che vengono Sony su Sony stessa, no? Sì, e poi c'è anche... Che però, scusa, ti interrompo un attimo. È vero che ci sono stati tanti concorrenti, ma se tu vai realmente nel mondo dello sport, dell'action sport, basta guardare la Rampage che c'è stata poco tempo fa, basta guardare tanti sport, è difficile vedere roba fuori da GoPro. Sì, perché GoPro è... comunque sono riusciti a creare il come la mela morsicata, esatto, no? Esatto, esatto. L'unico motivo per cui GoPro è ancora viva è che hanno creato appunto un settore, non un brand, un settore proprio, è il loro settore. È un po' come se fosse Red Bull. Esatto. Nessuno... Sì, ci sono, c'è Monster, c'è Burn, ci sono un sacco di... Ce n'è una marea, ma Red Bull, ma anche enti che fanno festival sportivi, ma ragazzi, parliamoci chiaro, Red Bull... No, sappiamo tutti che non è che guadagna con la bevanda, no? Appunto, è il brand che... È Red Bull. Cioè, non, Red non Bull lo sposterai punto. Mai di lì, non lo sposterai mai lì. Infatti, Woodman, sì, c'è la leggenda che è arrivato ad avere un dollaro di stipendio, ma comunque, come diceva lui, sì. C'ha lo yacht, c'ha il jet, c'ha... migliaia di proprietà. Però fatto sta, comunque se l'è vista brutta. Se l'è vista brutta, sì, se l'è vista brutta, sì. E infatti tutti quelli che parlano di questa cosa affermano che il segreto di GoPro, che negli ultimi 3-4 anni è tornata a fare, è concentrarsi esclusivamente sul suo focus, ovvero, esatto, l'action cam. Perché effettivamente un prodotto così piccolo, un prodotto così compatto e di così grandi capacità non ha competitor. Cioè, nell'action sport, se io vado a fare snowboard con questo, è un iPhone, si rompe. Questa no, la GoPro. Questa no. Non si rompe. Leggendo, studiando in questi giorni, abbiamo visto come tante idee di GoPro poi non sono andate come si voleva, no? Per questo motivo loro si sono concentrati tantissimo negli ultimi 3-4 anni, anche dalle nostre esperienze, sulla connettività, ah, sì, con lo smartphone. Ah, perché, sì, deve essere, come dicono loro, la migliore amica dello smartphone, la GoPro. Sì, esatto, lo dice lui, sì. E quindi, facendo questa cosa, hanno facilitato tantissimo anche quel discorso che metteva un po' i bastoni tra le ruote a GoPro. Perché? Perché riesci a avere direttamente il video sul tuo telefono e lo editi automaticamente. Lo editi da lì e sì, esatto, lo condividi. Quindi non devi andare, a meno che non devi fare un lavoro della Madonna, vabbè, chiaro, lo metti sul computer, fai il montaggio. In questo modo, secondo me, sono riusciti intanto a far vedere che c'era una parte di ricerca, no? Mm-hmm. E quindi l'hanno fatta stare a galla. Sì. Solamente nel 2015 era in crisi piena GoPro. Sì, ma a livello di fatturato, proprio conti alla mano. GoPro ci sono sempre state in giro, non è che non riuscivano a farle o non c'erano, no, le GoPro, non si trovavano. No, le GoPro c'erano, ma non si fatturava. Hanno inventato la Session, che è una delle migliori che secondo me è arrivata per fare sport d'azione, e non ha avuto il boom. Questa fondamentalmente, sì, però è una buona qualità video, piccolina. Provate e riprovate, ragazzi, questa qui è veramente, costa la metà, costava la metà delle Black o delle Silver. Adesso te le tirano. La batteria durava molto di più e la qualità video era solo leggermente inferiore. Molto semplice, un tasto on off, è un concetto che secondo me molto valido. Ma c'è anche da dire che anche loro fanno una GoPro ogni anno. Sì. Quindi un po' una rottura di scatole. Se questo è vedere, vero, per noi utilizzatore, cioè il modelier ha rotto le scatole, nel senso che io compro la GoPro quando esce la 8, la 9, la 10, la 11, sono più o meno sempre uguali, con piccole migliorie, però non è che con la 9 non riesco a fare quello che faccio con la 11. Quello secondo me ti taglia un po' le gambe, no? Sì, anche è vero. C'è anche da dire, parliamo di action camera, quindi dentro ci sono microprocessori, quindi ci saranno tutte le varie tecnologie che corrono come pazzi dell'informatica e ovviamente... Quando c'è un prodotto nuovo lo devi tirare fuori subito, sennò diventa vecchio. Quello ci sta.
però siccome è una nicchia, è un settore proprio loro, mm-hmm. secondo me migliorare qualcosa che c'era magari mantenendo, sì è vero, secondo me potrebbero permettersi di fare un modello ogni 3 anni, per dire. Ma sì, sicuramente, però ti presenta una maggiorazione delle qualità impressionante, e allora sì che la gente corre tutto. Sì, infatti guarda, le ho tirate, ne ho altre di GoPro. Noi prima vendavamo GoPro, ne ho altre qui sul tavolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mm. no, cioè ce ne avremo una decina in casa, di, ma anche di quelle vecchie, queste qua che poi non, nessuno usa più, ma funzionano. Però non ti metti più a registrare con questo. Poi un lato, se vogliamo, un po' estremamente consumistico. Molto. È vero anche che negli ultimi anni i passi avanti fatti nella stabilizzazione sono impressionanti. Quello è fuori di dubbio. Se un video con questa qua, sì, se ti viene a vomitare, la 4, no? La 3, veramente, se ti viene a vomitare, vedi i scacchi mentre vai giù nella discesa della bici, perché non riesce a renderizzare i colori delle immagini, eccetera eccetera. Sì, con quelle che giriamo adesso praticamente sembra tutto piatto, incredibile, sì, sì. Rimane fermissimo, il dettaglio è spettacolare, per carità, passi avanti da gigante, però ecco, visto che è un brand che è partito comunque da una passione, mi sarei aspettato meno rivolti verso il vendere ogni anno, vendere ogni, esatto, anno nuovo, questo nuovo, questo. Sì, però è un, sì, mondo fatto così, quindi ci sta. Loro sono partiti nel 2002, l'azienda è stata formata nel 2002 e praticamente ha fatto subito il botto, e lui dice che il segreto del successo è stato quando un investitore giapponese gli ha comprato 200.000 unità. E da lì ogni anno è stato 350.000, poi l'anno dopo 800.000, 3 milioni e mezzo, 8 milioni e mezzo, 19 milioni, 64 milioni e così via. E così via, finito. Poi anche un altro segreto è stato quello che un'azienduccia chiamata Foxconn ha acquistato il 9% delle azioni. La Foxconn costruisce tutti gli iPhone, tutte le PlayStation, tutte le cose Sony, tutte le cose... diciamo che comunque... Taiwan. Colpo di culo ce l'ha avuto, non è? Un po' di culo ce l'ha avuto. L'idea è stata geniale e questo non glielo leva nessuno. Poi lo ammette lui stesso, tantissime volte, e il culo ce l'ha avuto. Assolutamente sì. Una bella fortuna che però è accaduta in un progetto di una persona che ci ha visto lungo, e bisogna solamente dire sei un grande, basta. Volevo solo aggiungere un'altra cosa che rende chiaramente l'idea di come siano arrivati i problemi sostanzialmente. Praticamente c'è un video che abbiamo trovato facendo le ricerche, ci mostra un grafico che da una parte ci fa vedere sostanzialmente la voglia di condividere della gente negli anni, che sale, no? Tra il 2010 e il 2016-2017, che è quella fascia, quel periodo in cui sono esplosi gli smartphone, in cui la voglia di crescere, di condividere della gente sale, ma la voglia di mettersi a fare e tempo per mettersi a fare video editing, quindi montaggio, diminuisce drasticamente, perché tutto cambia in quel periodo, tutto diventa più rapido, più immediato, sì, più... Sì, sì, ma è stato veramente... E quello, secondo noi, il motivo vero per cui la GoPro è andata in crisi, ma per forza. Lo dicono tutti loro, guarda. C'è una bella metafora, lui che dice testuali parole, no? L'imprenditore è uno che scala una montagna senza corda. Tu inizi e pensi di potercela fare, ma quando sei a metà e sei distrutto, ti imbatti in un problema, un inconveniente. Non puoi fermarti perché scendere è più rischioso in quel momento e la base ormai è troppo lontana. Quindi stai nella merda e devi dire devi continuare. Devi andare avanti, devi andare avanti, devi e andare lì avanti. Fai l'errore di inventarti cose tipo e il drone, provi, tipo, sì, fai errore, però magari una di quelle strade lì, per dire, la tecnologia, adesso mi viene una cavolata, la tecnologia che hanno usato per il drone, che comunque aveva bisogno di connessioni, perché il drone da solo non vuole. È vero, possono averla usata. Poi rigirato la frittata concentrandosi sulle varie app che ci sono di GoPro. Cazzo, dovevamo dire. Bene, un po' di dati li abbiamo dati, eh? Un po' di dati li abbiamo dati. Perché sono dati. Perché sono dati da chi? 1483 dipendenti nel 2016, fatturato 1,18 miliardi di dollari. Go, DIY è pro professional. Professional, sì. Quindi, perché ha reso a tutti la possibilità di essere dei pro. Prima i surfisti che venivano fotografati erano solo quelli professionisti del campionato. E quindi ha inventato il selfie. Beh, io penso che lui abbia inventato il selfie, sì. E comunque era concettualmente una fotografia, e la fotografia una volta stampata la giri come vuoi. Lui è stato il primo, esatto. Quindi se tu lo metti così, io sono al contrario, non te ne frega assolutamente. No. Il problema è che doveva
dovevi schiacciare. Quello sì. E quindi dopo quando sono arrivati i video di lì a pochi anni e lì è cambiata tutta la faccenda. Nel 2006 è stata lanciata la prima action camera digitale con video, ok, quindi batterie, però sì, se ci pensate è stato il primo a permettere alle persone di avere foto in qualsiasi momento dell'esperienza che stavano vivendo, quindi può dire che ha inventato il selfie. Concettualmente gira tutto intorno lì. Era una macchina fotografica simile a quelle usa e getta, e non faceva video. Non faceva video, solo foto, e non aveva batterie, era sì, tutta roba meccanica. Sì, come quelle che compravamo, no? Esatto. Al tabaccaio della Kodak. Infatti costava $20 ai negozi. Però era interessante perché c'aveva questa scatoletta sul polso col felcro sotto e andava in giro, potevi alzarla, potevi abbassarla, poi nel video si può vedere. Esatto. E, era forte perché stavamo un attimo riflettendo sulla tempistica. 2004-2005, cioè se avesse tirato fuori GoPro nel 2006-2007 avrebbe fallito immediatamente. Se guardate il video che si trova facilmente su YouTube, praticamente è una televendita, sì, e l'oggetto che ha sul polso Woodman ti fa dire ok, gli smartphone non l'avrebbero praticamente partire. Se chiamava un telespettatore amico di Steve Jobs, Steve gli diceva no guarda, aspetta un attimo, compro quella roba lì l'anno prossimo, già lascia stare. Quegli anni lì erano, cos'erano? Gli anni quelli dei telefoni che si aprivano e già, sì, cominciavano a fare qualche piccolo video, sì, ma poi in breve tempo siamo arrivati a, appunto, ma più che video, poi all'inizio era ancora foto, anche i telefoni non facevano i video, riuscivi a fare le foto veramente, ci vuole sì l'intuizione, ma ci vuole anche una bella dose di fortuna, perché veramente anche in produzione, no? Vai lungo magari un anno e dici esco l'anno prossimo e probabilmente era fregato. Anche vedere queste cose un po' storiche, ovviamente sono video un po' di bassa qualità, trovati, certo, online, però ti fanno capire veramente che esci al momento giusto e vai. Se tardi un attimo o anticipi, come nel caso delle startup, sì, esatto, poteva anche benissimo essere Amazon, o anticipi troppo o arrivi troppo tardi, sei veramente due medaglie diverse, e quindi lì è fortuna anche. Lì è fortuna, sì. È una bella storia, è ovviamente un po' più fredda delle altre che abbiamo raccontato, no? E meno perché, artistica, meno, perché comunque sì, cioè, questo qua ci ha avuto l'idea, boh, basta, ha preso i soldi da papà, è fatta la festa, gli è andata bene, basta. Sì, 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 sì. Va bene, speriamo che questo podcast vi sia piaciuto, fateci sapere se vi piace questo format, commentate ragazzi e come andiamo siete avanti a studiare su altre e prossime, magari scrivete però qualcosina che volete sentire. Bravo, però non ci interesserà niente perché decideremo noi, come sempre, Amazon, certo. No, però veramente il prossimo è molto interessante, magari il prossimo ci saranno due puntate spaccate. Su che cos'è il prossimo? Non si può dire, dai, non si può dire, a meno l'iniziale. Dico solo una cosa: Argentina. Argentina. Non è sull'Argentina, però dai. Evita Perón. Eh? No. Ciao. Ciao.